Buongiorno a tutti. Sono molto dispiaciuta di non poter partecipare di persona al convegno e vi invio questo video. Mi scuso per la qualità del video che non sarà eccellente. Vi parlerò di Sibilla Aliramo e Dino Campana. Il giovedì 3 agosto del 1916, quando Sibilla Aliramo incontrò Dino Campana, era un affascinante quarantenne. Aveva già pubblicato il suo più noto romanzo autobiografico, ovvero Una donna. Ed era un personaggio di spicco nell'ambiente intellettuale del tempo, essendo conosciuta a Milano, però anche già a Firenze e a Roma. Dino Campana era nato nel 1885, fin dall'età di 15 anni aveva dato segni di un profondo e grave disagio esistenziale, vagabondando, vivendo molto in solitudine. I suoi canti orfici erano stati elaborati nella prima stesura tra il 1912 e il 1913, e il poeta aveva consegnato il manoscritto originale dal titolo Il più lungo giorno a Ardengo Soffici e Giovanni Papini, che allora erano i direttori di La Serva. La vicenda è molto nota: Papini lo lesse, glielo riconsegnò, poi lo richiese indietro per stamparlo e lo passò a Soffici, che lo perse e lo ritrovò fra le proprie carte soltanto nel 1971. Campana però non si perse d'animo, nonostante il duro colpo che aveva ricevuto. E riscrisse a memoria le liriche e le prose anche di quel manoscritto che, grazie a una sottoscrizione, vide la luce nel 1914 per l'editore Ravagli di Marradi con il titolo Canti Orfici, ma non ebbe, come sappiamo, alcun successo. Prima di incontrarsi, Sibilla e Dino si scambiarono alcune lettere che sono state raccolte nel volume Un viaggio chiamato Amore, lettere 1916-1918 da Bruna Conti. La prima a scrivere fu Sibilla, il 10 giugno del 1916, dopo aver letto e apprezzato appunto i Canti Orfici. Dino rispondeva il 22 luglio con una cartolina che si chiudeva con la preghiera di aiutarlo a trovare degli acquirenti per il proprio libro. E 2 giorni dopo la donna replicava citando un passo dei canti nel testo della propria missiva, felice d'essere povera ignuda. I due sembrano concordare sull'apprezzamento per Walt Whitman e Sibilla gli invia 5 suoi articoli già usciti, invece del ritratto che lui aveva precedentemente richiesto, aggiungendo con civetteria che, cito, le fotografie non mi somigliano. Il prosieguo della sua lettera è tutta una ripresa parola per parola della sintetica cartolina di lui, che dà l'idea di qualcuno che tenti di penetrare il segreto dell'altro attraverso le parole, alla ricerca di una chiave di lettura. Cito, ci vedremo una volta, dite che vorreste studiarmi come tipo. Forse mi avete conosciuta in essenza, in un lampo, se va toccato qualche mio piccolo accento, e tutto il resto vi confonderà. Però siete annoiato, dubitate quasi di esistere, mi mettete nella tremenda alternativa di veder finire Campana con la guerra o di dover desiderare che la guerra si perpetui. Non vi diverto? Scrive Sibilla. Sono un po' assonnata. Una lucida strategia quindi di seduzione che sembra celarsi dietro la scelta di queste parole, allusive, insieme sfuggenti, gravide di conseguenze e allo stesso tempo apparentemente disincantate. Il fine dichiarato è quello di divertire l'interlocutore, ma poi Sibilla si cela dietro una noia ostentata a propria volta. Rispondendo punto per punto alla cartolina di Campana, Aliramo gli chiede 2 copie del libro per sé, pensando di regalarne a propria volta 2, tra cui quella che già aveva in proprio possesso. E invece tenendo per sé la terza, cito, se ci mettete il vostro nome e il mio. Una formula apparentemente innocente per indicare poeticamente una dedica, però in realtà volutamente allusiva e diciamo, a un'intimità possibile, no, tra i due. Direi, forse involontariamente, crudele anche il postscriptum della lettera. Rimandatemi poi gli articoli, vi prego, perché non ne ho altre copie. Il 25 luglio gli invia una poesia piuttosto esplicita. Chiudo il tuo libro, snodo le mie trecce, o cuor selvaggio, musico amore. Musico cuore, vi chiedo scusa. Sibilla li ritrae accomunati da una stessa sorte, ovvero smarrivamo gli occhi negli stessi cieli, meravigliati e violenti con stesso ritmo andavamo, liberi singhiozzando senza mai vederci, né mai saperci con notturni occhi. 2 giorni dopo Dino risponde in francese, alludendo alla bellezza della prima lettera,
inviatagli da Sibilla e delle sue righe sulla sua infanzia e invitandola a visitare gli Appennini, Marradi e i dintorni con la sua guida. Al solito, il giorno successivo, Sibilla risponde punto per punto, non lesinando ancora su frasi piuttosto allusive, e cito: «Ho sentito molto il vostro spirito qui attorno in questi giorni». Allude in maniera civettuola alla propria età, non più da fanciulla. «Non sono più giovane, lo sapevate, però ancora buona camminatrice. Cotesta occhiata agli Appennini la darei volentieri con voi». Gli propone di vedersi un giorno a Marradi e chiude la missiva con un «vogliatemi bene». Il 30 luglio Lino le dà appuntamento per il giovedì successivo, ma sempre in francese precisa che Marradi è un luogo dove ha troppo sofferto e le propone di fermarsi a Borgo San Lorenzo. Fra il 31 luglio e il 1 agosto Sibilla risponde con dei dati precisi sulla sua partenza e il loro incontro e poi aggiunge: «Forse resterò anche la sera. Siamo poeti notturni, le stelle ci propizieranno l'avvenire». A scanso di equivoci, qualche riga più sotto aggiunge: «Mio caro Campana, ho un tono scherzoso, ma voi sentite quanto in realtà sia profonda la mia tenerezza. Vi ringrazio di avermi scritto quelle parole sul dolore patito a Marradi. Vi saprò dir poco, a voce, sono una silenziosa, ma vedrete che il travagliato nodo della mia anima lascia tuttavia al mio volto e al mio silenzio un poco di chiarità». Diverse strategie retoriche dunque sono state messe in campo da entrambi. Mandino, come dedica del volume dei canti per Sibilla, scrive: «Con cuore fraterno a Sibilla Alerano». Dal 6 agosto il carteggio muta tono, anche se le premesse c'erano tutte nelle missive precedenti. Il primo pensiero è per Baldini, una cartolina firmata da entrambi quasi a chiamarlo a testimone del loro incontro. Ora io non proseguirò a commentare, diciamo, passo per passo il carteggio. La storia fra i due, che si conoscono appunto attraverso i rispettivi scritti, si dipana, come sappiamo, lungo il biennio 1916-1918, anche se la relazione vera e propria dura poco più di 6 mesi nel corso del 1916, e anche se dopo il gennaio del 17 si incontrano una volta sola e nelle circostanze drammatiche peraltro di un ricovero coatto di lui. Le prime settimane del rapporto d'amore inducono in entrambi dei sentimenti nuovi, delle emozioni, a loro dire, mai prima vissute con tanta intensità, malgrado entrambi abbiano avuto numerosi incontri, più o meno significativi per la poetessa, sicuramente meno importanti invece per Campana. Si ricordi che le precedenti relazioni amorose di Sibilla hanno coinvolto alcuni tra gli intellettuali più noti del panorama culturale italiano: Giovanni Boine, Umberto Boccioni, Giovanni Papini, Salvatore Quasimodo, addirittura Eleonora Duse. In ogni caso, entrambi gli amanti trovano subito degli accenti appassionati per comunicare. Come abbiamo potuto constatare, le lettere di lei assumono un tono quasi d'annunziano, no? È un pochino recitato all'inizio, però presto dopo i primi incontri diventano più intime e più tenere, e piene di abbandono, come quando si firma con il suo vero nome, ovvero Rina, o addirittura rinuncia e gli scrive «non l'ho usato mai». Purtroppo, ben presto la follia del poeta si manifesta con tutto il proprio carico di dolore e di certo l'origine delle sue ripetute violenze è da rintracciare nella terribile malattia che lo tormenta a più riprese, ma è alimentata da un senso di possesso nei riguardi della donna amata che viene accusata di infedeltà e colpevolizzata per le relazioni precedenti. Una poesia assai struggente che reca la data dell'8 settembre del 1916, scritta da Sibilla e spedita all'amato Dino, apre uno squarcio veramente sconvolgente sul trattamento terribile che egli a tratti le riserva. Rose calpestava nel suo delirio e il corpo bianco che amava. Ad ogni lividura più mi prostravo, o singhiozzo in vano, o creatura. Rose calpestava, s'abbatteva il pugno e folle lo sputo su una fronte che adorava. Feroce il suo male più di tutto il mio martirio, ma or son fuggita, ch'io muoia del suo male. Sorprende quasi che l'autrice di quello che viene considerato a ragione il primo romanzo italiano di sentire femminista, una donna quindi libera e indipendente, no? Come Simone da Sibilla Alerano, reagisca a lungo a tali violenze in maniera così poco rivoluzionaria, oserei dire. Ella infatti si sottomette, subisce, spera in un cambiamento dell'amato, come spesso purtroppo fanno le donne vittime di violenza. Le sembra addirittura di comprendere che la sofferenza di lui è più grande e devastante di quella che prova lei, che pure subisce appunto la violenza, ma non ne viene comunque del tutto annichilita.
Ben presto i due si incontrano ancora, però il ripetersi dei medesimi atti la convince dopo alcuni mesi che tutto è perduto, che quindi la relazione va troncata. Sibilla lo ama ancora, indubbiamente lo dichiara nelle lettere a lui e anche ad alcuni amici, e in effetti la sua sincerità, il suo dolore e il suo rimpianto sono palesi. Ma nello stesso tempo è una donna che ha imparato a difendersi emotivamente, quindi comprende bene che in certi casi l'unica soluzione è interrompere il rapporto. Il 21 dicembre del 16 scrive alla comune amica Leonetta Cecchi Pieraccioni. Leonetta, non so se vedrai Campana. Dopo averlo ritrovato e con lui qualcuna delle nostre ore più belle, stanotte si è di nuovo abbandonato al suo delirio d'odio e questa volta credo che non ci ritroveremo più. Non avevo mai impegnata così totalmente la mia esistenza. Era adorazione, sottomissione, negazione mia totale. Ora non saprò mai più amare. Spaventata quindi, ma soprattutto avvilita e delusa, Sibilla non vuole più incontrare Campana, malgrado l'insistenza di lui nell'inviarle messaggi appassionati e anche strazianti, nei quali invoca il perdono, chiede almeno un ultimo incontro. Il sottrarsi di lei è sempre colmo di rimpianto, nonostante i ricordi della loro relazione la vengano a dipingere come un martirio. Il 23 febbraio del 17, infatti, scrive all'amico Vittorio Baldini: ho vissuto 6 mesi di martirio, aspetto a cui tutto ciò che avevo prima sofferto sia apparso gioco. Ma era vita, e ora che è finito. Infatti, nelle lettere che continua a inviare al poeta, pur negandogli un nuovo incontro, gli dichiara ancora un amore appassionato e la speranza che tutto possa ancora cambiare e che possa essere ancora possibile un futuro, insomma, insieme. Nel 18 Campana entra nel manicomio dal quale non uscirà mai più, morendovi nel 1932, e da quella gabbia le scrive, cito, cara, se credi che abbia sofferto abbastanza, sono pronta a darti quello che mi resta della mia vita. Sono lettere di nostalgia e piene di accenti anche molto enfatici. Uno dei loro ultimi incontri fisici avviene in carcere e probabilmente mentre cerca di raggiungere Sibilla in Piemonte, Dino appunto viene scambiato per un tedesco e viene arrestato a Novara il 13 settembre del 17. Sibilla appunto va a trovarlo in carcere e poi scrive all'amico Cecchi che quella cosa divina e sacra si è irrimediabilmente perduta. Cito: lo rivedevo così dopo 9 mesi attraverso una doppia grata a maglia. È stato un colloquio di mezz'ora. I carcerieri avevano quasi l'aria di patire sentendo lui singhiozzare e vedendo me irrigidita. Ho invidiato, forse sì, lui che era rimasto dentro con qualcuno che almeno lo ascoltava piangere. Ditegli che lavori, che abbia fede, non ho promettergli nulla, eppure ero sua, sono rimasta sua, lo sapete, forse tutto è veramente bene. A queste parole sembra rispondere idealmente Dino quando le invia una lettera in cui confessa: non ho più lacrime, spero ancora in una tua buona parola, di quelle che si scrivono a un amico inutile e lontano, un tuo sorriso di riflesso e tante tue notizie sulle righe. Cara, chi ti fu caro? Fu Dinuccio, è vero? Mentre Dino scomparve nel 32, Sibilla continuò a vivere fino al 60. Quello che era stato l'amore più perturbante sicuramente della sua vita fu per lei una ferita indelebile, una vicenda della quale non volle in effetti parlare quasi mai, autorizzando soltanto nel 58 la pubblicazione del carteggio in suo possesso che conobbe una storia tra l'altro editoriale molto tormentata. Deflagrazione d'amore, fu con queste parole che il poeta Mario Luzzi, no, definì la relazione tra Campana e Dalerano, nella prefazione del primo volume che rendeva nota la corrispondenza tra due amanti e che venne curato dall'amico Niccolò Gallo. Successivamente, le lettere e i telegrammi che scandirono le fasi della relazione sono stati raccolti in altre pubblicazioni, accompagnate da note di commento. Tra le opere più recenti, oltre al carteggio di cui vi parlavo prima, curato da Bruna Conti per Feltrinelli nel 2000, sicuramente la raccolta Lettere d'amore, pubblicata in ebook sul sito poesieinversi.it, con un corredo piuttosto ampio di foto anche degli amanti e di alcuni artisti che furono chiamati in causa perché legati da un rapporto di amicizia con la scrittrice. Nel 2002, come forse ricorderete, Michele Placido ha raccontato la storia, questa storia di Dino Campana e Sibilla Aleramo, nel film Un viaggio chiamato Amore, i cui interpreti erano Stefano Accorsi e Laura Morante. Vi ringrazio molto per l'attenzione.